Ciao a tutti amici e bentornati in casa di Raffi. Oggi andrò a fare una buonissima ricetta, non dolce questa volta ragazzi, ma salata, che va bene sia per Natale, Capodanno, tutte le feste, lo possiamo inserire come antipasto. Sto parlando dei bastoncini di prosciutto e formaggio fresco. Adesso vi do la ricetta. Allora, per fare questi bastoncini, per prima cosa ci vuole una teglia con carta da forno. Poi ci vuole, questi sono un paio, 300 grammi di prosciutto che io ho fatto a fettine, però un po' spesso dobbiamo prendere il prosciutto, non a fettine. Un cucchiaio e mezzo di formaggio spalmabile, un uovo intero, un pizzico di pepe e due rotoli di pasta sfoglia. Incominciamo con lo spalmare il formaggio, quindi spalmiamo per tutta la nostra pasta sfoglia. Allora ragazzi, ho spalmato sia il primo che il secondo. Poi dimenticavo che prima di spalmare il formaggio io c'ho questo attrezzo, in pratica mi fa la forma sopra. Voi dovete prendere prima di mettere il formaggio, oppure anche dopo, non ha importanza, la forchetta. Questo serve a non far rompere nella cottura la pasta sfoglia. Allora, una volta fatto tutto ciò, prendiamo il prosciutto un po' spesso e lo inseriamo sulla pasta sfoglia con formaggio. Dobbiamo inserire il prosciutto non uno a fianco all'altro, ma un po' distanziati uno dall'altro. Allora ragazzi, ho sistemato tutti i nostri bastoncini di prosciutto sopra. Adesso dobbiamo inserire l'altra pasta sfoglia da sopra. Allora ragazzi, abbiamo inserito l'altra pasta sfoglia da sopra. Adesso premiamo sui bordi. Per chiudere, una volta che abbiamo schiacciato tutti i bordi, adesso cerchiamo di premere dove abbiamo inserito il prosciutto. Quindi facciamo la forma del prosciutto. Allora, una volta che abbiamo schiacciato i bordi dove sta il prosciutto, con un tagliapizza tagliamo, l'eccesso lo togliamo, una volta tagliati con il tagliapizze prendiamo e mettiamo su teglia con carta da forno, li stacchiamo uno con l'altro. Dopo che abbiamo sistemato i nostri bastoncini su teglia con carta da forno, prendiamo l'uovo, il pepe lo inseriamo dentro e giriamo il tutto e spennelliamo i nostri bastoncini. Adesso inforniamo a 175 gradi, forno statico, per 20 minuti. Abbiamo sfornato i nostri bastoncini di prosciutto e formaggio fresco, ragazzi. Guardate che bei bastoncini da tavola, bellissimi, vero? Sono ancora caldi perché è da poco che li ho sfornati. Adesso li apriamo. Ah, brucia, 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 brucia. Ecco, il nostro prosciutto è uscito con il nostro formaggio e anche il fumo sto uscendo. Beh, spero proprio che anche questa ricetta vi sia piaciuta, anche se salata. Ci vediamo alla prossima ragazzi, mi raccomando, spolliciamo la grande e iscriviamoci al canale di Raffi. E vai!